parliamo di una cosa che mi manca tantissimo. La cosa che mi manca tantissimo è viaggiare. L'ho sempre trovato una cosa pesante, dispendiosa, però negli ultimi anni mi sono accorta di che fortuna che avessi nel poter viaggiare e vedere posti. Ho riscoperto proprio il piacere di esplorare il mondo. Ma tuttavia, finora comunque, pur avendo visto pochi posti, alcuni mi sono entrati davvero davvero nel cuore. Perciò oggi, con i preferiti di Joe, io vi parlerò dei miei posti preferiti. Posti inteso non in senso stretto, quindi la casa, la palestra, via dicendo, ma inteso come luoghi del mondo, quindi posti che finora ho visto e che mi sono piaciuti veramente tantissimo. Alziamo un po' il mio ego con il primo punto, perché il mio primo posto del cuore è la mia città, ovvero Vigevano. Io adoro la mia città, per quanto a volte sia gestita un po' male e per quanto a volte i vigevanesi in sé non mi facciano impazzire come comunità, ma nel suo complesso è una città ricca di storia, di arte, è veramente bello viverci, è veramente la mia città del cuore. Io so che il mio futuro sarà qui e non me ne pento, assolutamente no. Un altro posto del cuore è legato a 2-3 anni della mia adolescenza o giovane età adulta, che dir si voglia, ed è Lido di Savio. In generale la Riviera Romagnola mi ricorda Lido di Savio, ma Lido di Savio in particolare è un mio posto del cuore. È il paesino della Riviera Romagnola dove io ho fatto l'animatrice per 3 estati della mia vita. E che dire, ci sono ritornata l'estate scorsa, l'estate 2019. È stato come entrarci per la prima volta, ho rivisto tutti i posti che attraversavo in bicicletta, dove salutavo le persone, sono rientrata nel villaggio dove animavo le serate insieme a tutti i miei colleghi. È proprio un posto del cuore. Io so che se mai vorrò ritrovare un conforto di qualcosa di familiare oltre alla mia città, io andrò sicuramente lì. Un posto molto vasto in realtà, legato a innumerevoli ricordi e che oltretutto trovo geograficamente affascinante, è la Toscana. Converrete con me che è una delle regioni più belle d'Italia e ho avuto la fortuna di girarla quasi tutta. Ho girato quasi tutte le città più importanti della Toscana, soprattutto quest'estate 2020, ma anche nel corso delle estati precedenti per stage di danza e via dicendo. È bellissima. La comunità toscana in generale, tra alti e bassi, ma al 90% mi piace molto come tipo di persone proprio, e soprattutto è veramente bella. C'è tutto, c'è il mare, c'è la montagna, c'è la collina, distese verdi immense, è veramente bellissima, non so che dire. E io l'ho girata quasi tutta, tra una cosa e l'altra, ho visto Grosseto, Firenze, Livorno, ho visto Casciana Terme, che è uno dei posti del cuore in particolare, ho visto Arezzo, ho visto Siena, insomma, cioè ne ho viste veramente tante, adesso sicuramente me ne sto dimenticando qualcuna, però ho intenzione di concludere il giro prima o poi, perché me ne mancano alcune di città che so essere molto belle, però in generale la Toscana è uno di quei posti proprio belli dove tornerei. Un posto del cuore che avevo dimenticato, ma riflettendo su questo elenco mi è tornato subito alla memoria, è Vignale Monferrato. Cosa ci sarà mai a Vignale Monferrato di così del cuore per Giorgia? A Vignale Monferrato per 2 estati sono stata una settimana a fare uno stage di danza. Io mi ricordo che era in collaborazione con il Liceo Coreutico di Torino, che è famosissimo, quello del Teatro Nuovo, però adesso non so se lo fanno ancora aperto a tutti o solamente agli allievi o agli aspiranti allievi di questa scuola. Fatto sta che è uno di quei posti dove io sono stata ed è legato anche lì a dei ricordi bellissimi, giornate passate a ballare, a girovagare per questo paesino insignificante, perché è veramente piccola Vignale Monferrato, però bellissima, mi ricordo ogni passaggio, ogni via, ogni anfratto, e è legato a molti ricordi, quindi non può che essere un posto del cuore. Quinto posto del cuore, diciamo, ma questo più per una questione estetica, è Amsterdam. Amsterdam è una delle capitali che ho avuto la fortuna di vedere, tra l'altro in diversi giorni, è stato penso uno dei viaggi più dispendiosi della mia vita, ma questo è un dettaglio perché ne valsa abbastanza la pena, dato che è una delle città che ancora oggi sia tra le più belle di tutta l'Europa, se non altro. Poi io non ne ho viste tantissime di capitali europee, mea culpa, rimedierò sicuramente, però tra quelle che ho visto è sicuramente la più bella, ricca di colori, c'è tutta questa filosofia di vita molto pulita, ecco, e mi è piaciuta tanto, una delle poche città dove ritornerei assolutamente
un domani in un viaggio fuori dall'Italia, ecco. Una città che non ho visto abbastanza, ma che mi è bastato quel poco che ho visto per entrarmi nel cuore, è Otranto. Uno dei miei viaggi meta da sogno sarebbe sicuramente fare un viaggio tipo quello che ho fatto in Toscana l'anno scorso, dove ogni giorno vado a visitare una città della Puglia. Io vorrei ritrovare un po' le mie origini pugliesi, vedendo tutta la Puglia e sicuramente soffermandomi un po' di più su Otranto. Bellissima, bellissima, penso che ci ritornerò sicuramente un giorno. L'ho trovata veramente bella come cittadina e anche il percorso per arrivarci l'ho trovato estremamente suggestivo. Però l'ho vista poco, ma è riuscita a entrarmi nel cuore comunque, quindi prima o poi ci tornerò. Una città vista molto di recente, uno dei miei ultimi delle mie ultime gite fuori porta è stata la gita che ho fatto a Bergamo e mi è entrata nel cuore in particolare Bergamo Alta, perché mi ha ricordato, dirò, abbastanza la Toscana, ma non è per togliere qualcosa alla Lombardia, ma la Toscana è sicuramente più ricca di queste cose. Bergamo Alta è molto bella in quanto è completamente distaccata da Bergamo Bassa, cioè dalla Bergamo normale, che è una città come un'altra. L'ho trovata molto molto suggestiva perché appunto ha questo mood da borghetto medievale, perché effettivamente è un borghetto medievale. Molto bello, ricca di storie anche lì, di arte, e bella, è come tornare indietro nel tempo quando vai a Bergamo Alta, per non parlare dei panorami mozzafiato che vai a osservare dal suo belvedere. Un'altra capitale che ho visto e che mi è piaciuta tantissimo è stata Praga. C'è una nota dolente qui perché faceva un freddo cane. Io ci sono stata, ho avuto la fortuna di andarci in occasione del Capodanno, ma faceva veramente troppo freddo, ci sono stati tipo meno 10 gradi, meno 14 gradi, faceva veramente freddissimo, non mi sono mai vestita tanto a strati come a Praga, perché non ero preparata a tutto quel freddo. Una città bellissima, vi dirò, la parte interessante è piuttosto piccola perché i dintorni del centro sono piuttosto brulli, però il centro è veramente suggestivo, bello, e soprattutto se mai ci andrete io vi suggerisco di andarci con la neve perché è tutta un'altra cosa. Sembra un po' di entrare nel villaggio di Babbo Natale. Un'altra capitale che ho visto che mi è entrata nel cuore perché comunque c'è tanto da vedere e soprattutto mi sono innamorata dei suoi parchi è Londra, una delle capitali più belle d'Europa, sicuro, proprio al 100%, anche se non ho visto le altre, però penso che sia una delle più belle. Non mi è piaciuto tanto a livello di struttura cittadina, ma perché è la classica metropoli, è una città grande, caotica, però ha degli angolini che la fanno salire in questo mio personale elenco dei posti del cuore perché è veramente bella, e oltretutto a Londra si svolgono un sacco di romanzi che io ho adorato, quindi che dire, non poteva non rientrare in questo elenco. Ultimo tra tutti, ma non ultimo, anzi forse dovevo metterlo come uno dei primi, Disneyland Paris. È uno dei miei posti nel cuore, lo considero come se fosse una città perché alla fine ha la stessa ampiezza di una città. I 3 giorni che ho fatto a Disneyland Paris dopo la maturità sono stati uno dei miei viaggi più belli in assoluto, un posto dove ritornerei assolutamente, magari in una situazione economica migliore di quella in cui sono ora, un posto bellissimo, sono sicura che ritornandoci adesso proverei le stesse identiche emozioni che ho provato la prima volta e che avrei provato da piccola. E bello, ci voglio tornare un giorno, mi viene da piangere a pensare a quanto tempo passerà prima che ci possa rimettere piede. Questi erano i miei luoghi del cuore preferiti, i vostri quali sono? Fatemeli sapere qua sotto nei commenti, magari ne abbiamo qualcuno in comune. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like di supporto e se pensate che questo video possa interessare i vostri amici, parenti, conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social. Se vi piace questo format, questo canale, tutto ciò che faccio su questa piattaforma, iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo il 30 di gennaio con l'ultimo appuntamento del mese di Cartoon Joe. Invece con il prossimo Preferiti di Joe ci vediamo il 18 di febbraio. Un bacione e ci vediamo alla prossima!